Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Ebbene ragazze, anche stavolta sarà un video haul di Shein. Ebbene sì, allora, per chi se lo stesse chiedendo, ultimamente ho fatto diversi acquisti online, soprattutto sul sito di Shein. Per chi non lo conoscesse, appunto, Shein è un sito orientale che tratta diverse categorie. Non trovate soltanto abbigliamento, ma anche un decor, pezzi, oggettistica varia, informatica, insomma un po' di tutto. È un sito vastissimo, infatti se non lo conoscete, io vi invito a darci almeno un'occhiata, poiché non trovate soltanto l'abbigliamento, ma le offerte sono veramente tante, anche per quanto riguarda il beauty, l'oggettistica per la casa. Davvero trovate di tutto, cartoleria. È un sito veramente ben fatto, ben ordinato, tutto per categorie, quindi veramente ve lo consiglio. Questa volta sarà appunto un haul sull'abbigliamento. Sono andata a comprare diverse cosine sempre nelle offerte flash del sito. Inoltre ho approfittato dell'offerta che in quella particolare giornata c'era la spedizione gratuita a partire dagli ordini di 19 euro e quindi ho acquistato queste cosine approfittando della spedizione gratuita dopo i 19 euro e quindi ho detto perché no, aspettiamo che arrivi il pacco e registriamo un nuovo haul. Ovviamente ragazze, sono sempre delle cosine molto semplici, anche se sono andata ad acquistare dei capi che di solito insomma non sono da me, tipo lo vedrete appunto nell'haul che vi andrò a mostrare, però sono veramente contentissima perché mi ci sto trovando davvero bene. Insomma, lo vedete nel canale, vi sto registrando veramente tanti video, ma per il semplice fatto ragazze che mi stanno arrivando scaglionati di giorno in giorno, poiché avevo fatto diversi ordini prima di Natale, poi c'è stato il Natale, il periodo appunto di Capodanno, sono passati più di 15 giorni, quindi le spedizioni si sono ovviamente fermate, gli ordini mi sono arrivati con un po' di ritardo, anche perché di solito Shein è puntualissimo, all'incirca ogni ordine che faccio dopo il 10° giorno che attendo mi arriva sempre il pacco, massimo 12 giorni proprio per la spedizione, però a me di solito al 10° giorno mi arriva l'ordine, quindi su questo il sito è veramente molto celere, sono attenti ad ogni cosa. Inoltre io mi ci trovo benissimo, ho utilizzato anche una carta regalo che mi ha fatto appunto il mio fidanzato per Natale, mi ha regalato questo buono di 50 euro da spendere sul sito che io ho scaglionato in quest'ordine, e altri soldini invece li ho conservati ancora sulla carta regalo in previsione di nuovi acquisti. Ecco, vi dico già, vi spoilerò già una piccola notizia: ho fatto per la prima volta un ordine sul sito per quanto riguarda la sezione beauty. Non ve ne voglio parlare in questo video, lo vedremo appena mi arriverà lui e quindi ve ne parlerò e lo proveremo insieme, sperando insomma di non aver fatto un flop. A proposito di flop ragazze, per chi avesse già visto il primo video che ho pubblicato sull'home decor e sugli acquisti appunto fatto su Shein, avevo acquistato anche un body, ce l'ho qui perché sempre nelle offerte flash del sito avevo visto questo body a costine, è nella colorazione, o è un grigio tortora quasi topo, e diciamo che voi lo vedete un pochino più chiaro, però vi assicuro che dal vivo è un pochino più scuro, è quasi grigio grigio, e mi piaceva tantissimo perché a parte che è lavorato con queste costine molto molto particolari, sulla parte appunto dello scollo del collo ci sono questi bottoncini con le clip che potete aprire e chiudere comodamente in base a come volete indossarlo. Inoltre è bello lungo e anche morbido, comodo sui fianchi, però ragazze io ho sbagliato taglia, diciamo io ho preso la mia taglia, la M, come potete vedere, però il body purtroppo veste davvero molto attillato. Diciamo che io di corporatura non sono grossa, sono alta 1,70 m x 59/58 kg, comunque non sono, ecco, cicciotta, ho un po' di pancetta, giustamente dopo la gravidanza quella non è che se ne va facilmente, comodo, il materiale è elastico, però ragazze veste davvero piccolo, quindi secondo me se avessi acquistato una L, perché no anche una XL per il tipo di modello, mi sarebbe stato comodo, ecco, mi sarebbe stato giusto. Invece purtroppo nella mia taglia tende a stringere nella parte inferiore, a proposito qui ci sono già le clip, quindi non dovete andare ad aggiungere nulla, e sulle braccia ragazze è proprio stretto, proprio abitato. Mi dispiace tantissimo poiché mi piaceva tanto. Il consiglio che voglio darvi è che se siete interessati a provare un modellino del genere, non prendete la vostra taglia, ma prendete almeno una taglia in più. Io vado random, sono pochi i capi, però così come li pesco li vediamo insieme. Oh,
questa so che cos'è. Allora ragazzi, sempre nelle offerte flash, fate un po' timore ad aprirla. Io non ho aperto nulla, sto aprendo tutto insieme a voi, quindi lo vedremo insieme. Nelle offerte punto flash c'era in saldo questa tuta per casa in una colorazione veramente molto bella, accesa, un bordeaux quasi vinaccia. Io ho detto perché no, proviamola, da 20 euro tipo l'avrò pagata 8 euro e qualcosa, in velluto, bellissima ragazze. No vabbè, è morbidissima, ma cioè, io veramente spero di aver azzeccato la taglia perché c'ho una paura. Oh no, è bellissima. Allora ragazzi, ora vi spiego come è composta, poi ovviamente la vedrete indossata. È una classica tuta per casa e il maglioncino è abbastanza lungo, ecco, non è crop per fortuna, anche perché il fisico non permette, quindi è un maglioncino classico, ha il tascone davanti, comodissimo, ma è morbidissima ragazze, e poi ha il cappuccio appunto nella parte di dietro, ecco, della felpa, ha il cappuccio, è bellissima, mi piace tantissimo, a parte che è morbidissima, poi vedete il colore, è questo bordeaux quasi vinaccia, mi piace davvero tanto. E il pantalone è un classico pantalone, ecco, morbido, in vellutino, sì, la taglia è la mia, sicuramente, mi va, perché il pantalone che indosso ora è molto simile. Allora, voglio dirvi la taglia perché in questo momento non la ricordo, però mi sembra che ho acquistato la M di questa tuta, ok, non c'è l'etichetta, perfetto, perché non c'è l'etichetta? M, eccola qui, è la M, però posso già dirvi ragazze ad occhio che mi va, mi piace tantissimo, vi dirò la verità, sulle foto che c'erano sul sito non ero tanto convinta, poiché mi sembrava veramente abbondante, infatti in un primo momento volevo prendere la S, invece vedendola ora, vi dirò che secondo me ho fatto bene a prendere la M perché è proprio giusta come taglia. Poi è una tuta, comunque io la userò per casa, non credo per uscire, poiché volevo proprio una tuta da mettere in casa. Mi piace davvero tanto, poi vedremo insomma indossata come va. Allora ragazzi, questa è la mega tuta che vi dicevo prima. Ragazzi, è bellissima, è molto molto comoda, diciamo che è quasi un mega pigiamone, mi piace tantissimo, ovviamente M va benissimo come taglia, il pantalone è un pochino a vita alta, ecco, vi dico la verità, ha questo elastico in vita che lo tiene bello fermo, però è comodissimo, lo stesso elastico e anche appunto sulle caviglie, mi piace tantissimo, dalla foto sembra quasi un rossiccio, ma vi assicuro ragazze che è un bel colore vinaccia, mi piace tanto, tiene bella calda, è tutta così pelucciosa come tuta e il materiale è veramente morbidissimo ragazze, ve la consiglio se vi piace appunto questo genere, anche semplicemente per stare calde in casa, comode, comunque è una tuta da tenere tranquillamente, anche se viene a trovarci qualcuno all'improvviso si sta comodi e veste veramente molto molto bene. Ovviamente se preferite uno stile un pochino più attillato vi consiglio di prendere una taglia in meno, io ho preso la mia taglia e sono contentissima perché mi piace davvero tanto, ovviamente poi ha come vi dicevo il cappuccio che è bello morbido e accogliente, quasi anche questa chiusura quasi a collo, e poi ha appunto il tascone grande nella parte frontale della felpa, mi piace tantissimo ragazzi, non vi nascondo che io la metterei anche per uscire, questa è ovviamente bella comoda, però ve la consiglio se amate anche voi le cose comunque gli indumenti che sono belli morbidi, pelucciosi, soprattutto per stare in casa e perché no anche per dormire, comunque anche questo consigliatissimo come acquisto, mi piace davvero tanto e ve la consiglio. Poi un altro acquisto che ho fatto e ora che guardo già dalla bustina ricordo che cos'è, perché comunque è passato un po' di tempo ragazze, dall'ordine sono passati più di 15 giorni, quindi ecco, non è che ricordavo proprio preciso. Allora ragazzi, questa magliettina appena l'ho vista mi sono innamorata, a prescindere dal mio amore eterno per il bianco, questo materiale tipo nido d'ape, infatti come potete vedere è abbastanza trasparente e traforata, mi piace tantissimo ragazze, veste abbastanza lunghetta, almeno così mi sembra, poi vedremo comunque indossata, ha la manica molto semplice, ha questo finto merletto sul polsino e poi scende ecco a campana, tutto questo movimento
movimento nella parte appunto del ventre, mi piace tantissimo, poiché soprattutto anche in primavera con le prime giornate di sole è una magliettina che veste molto comoda, non è quel tipo di magliettina aderente, poiché a me non piace vestire aderente, e sono anche contenta appunto della taglia, poiché ero molto indecisa anche vedendo le recensioni sotto questa maglietta, perché si vedeva che vestiva abbastanza grande. Infatti ho preso una S, volevo la XS ma non c'era, però la S mi sembra veramente giusta, anche perché io non è che ho un davanti così prosperoso, quindi penso che vada benissimo. Comunque mi piace tantissimo, anche il tessuto è bello morbido, si può intravedere insomma la maglia lavorata attraverso la camera del video, però comunque mi piace veramente tantissimo, poi ovviamente vedremo indossata come va. Allora ragazzi, sono andata a indossare sia la magliettina che la gonna in modo da farvi l'outfit completo. Posso già dirvi che mi piacciono tantissimo entrambe, ovviamente lasciate stare la mia situazione gambe e ciabattina rosa perché veramente fuori discussione. Comunque ragazze, togliendo le chiacchiere inutili, la magliettina mi piace davvero tanto, come vi dicevo la fantasia è veramente bella, con questo merletto lungo tutto il giro collo, ovviamente è abbastanza trasparente, io sotto ho questo budino a righe come vi ho mostrato prima ed è abbastanza trasparente, però penso che con una semplice canotte bianca, un body bianco, comunque magari anche con un merletto qualcosa di più particolare, può essere indossata tranquillamente. Nella parte inferiore della maglietta, quindi sul ventre, c'è questa fascia con i voilà che è molto molto bellina, anche perché se insomma si dovesse avere qualche rotolino non tende a stringere, quindi veste veramente comoda. Inoltre ragazze, vi dicevo, la fantasia è veramente bellissima, questa fantasia anni dotate, sul polsino termina appunto sempre con questo merletto che riprende il merletto del collo, mi piace tantissimo, il tessuto è morbido, veste davvero molto molto bella. La taglia che ho acquistato appunto è la S, ho preso una taglia più piccola e ve la consiglio, perché essendo la S, se non avete un seno ecco molto abbondante, vi consiglio appunto di prendere la S, e di questa ne trovate tantissimi di colori. Sono, ve li faccio vedere tutte e due insieme, poiché appunto per quello che vi dicevo prima, per la passione che sta nascendo verso i body, ho detto perché no, voglio provare a prendere dei semplicissimi body da tenere appunto come come, non solo come intimo, ma anche da mettere come sotto giacca, ecco, da sfruttare nel giornaliero. Due body semplicissimi, lo stesso modello, ne ho preso uno bianco e uno nero, entrambi l'ho pagati 5 euro l'uno o 5 o 6 euro l'uno, appunto uno è nero e uno è bianco, mi piacciono tantissimo ragazze. Già, allora il materiale ve ne faccio vedere uno, ecco vi faccio vedere il bianco che magari si vede meglio, è fatto così con le bretelline classiche un pochino doppie, ho voluto prenderle appunto con le bretelle perché anche quello che indosso è con la bretella e mi ci trovo benissimo rispetto insomma alla manica lunga, ed è semplice, anche questo qui è un body a costine, è lavorato molto semplicemente sotto alla classica chiusura con i bottoncini che sono comodissimi secondo me rispetto ai gancetti, ecco, in ferro sono veramente comodi, e davanti ha questo scollo tipo cuore. Voglio farvi vedere meglio il materiale, non so se si riesce a intravedere, comunque sono in cotone, mi piacciono tantissimo ragazze, spero di aver azzeccato la taglia. Questi qui li ho presi nella taglia M, oddio, a vederlo mi sembra già più, più grande rispetto all'altro, speriamo bene, altrimenti veramente non è cosa mia comprare i body su Shein. E questo appunto è quello lì bianco e l'altro è il nero, mi piacevano tantissimo ragazze, perché anche questo qui è M, come potete vedere comunque sono molto semplici, alla fine io volevo appunto dei body che non fossero nulla di stravagante, ecco, dei classici body. Questi qui li andrò a provare, ovviamente non mi faccio vedere col body perché mi vergogno, però vi farò vedere almeno la parte di sopra del body, vediamo un pochino, vi lascio una foto e niente, vediamo com'è il materiale. Comunque mi piace tantissimo ragazze, sono belli morbidi, li vedo anche abbastanza elastici come modelli, quindi nulla, ci sta soltanto, dobbiamo soltanto provarli e vedremo. Allora ragazze, sono andata a provare anche il body, ovviamente ho messo il pantalone perché non era proprio il caso.
Allora, diciamo ragazzi che la vestibilità è comoda, cioè nella parte soprattutto frontale io in questo momento non ho messo reggiseno, però posso dirvi che comunque tiene bello fermo il tutto, anche se c'è poco da tenere fermo. Comunque ragazze, la vestibilità è veramente molto comoda, anche il modellino comunque è bello comodo, sulla pelle comunque non sento alcun fastidio, anche le bretelline sono molto molto carine, ha un taglio dritto per quanto riguarda la parte della schiena, mentre avanti appunto ha questo taglio a cuore. Voglio dirvi la verità ragazze, lo sento comodo anche come vestibilità, ecco, completa. Nella parte dei gancetti la cosa particolare è che il body porta la parte più lunga nella parte insomma frontale del body e non il contrario. Non lo so se è proprio una particolarità dei body che vende Shein, perché anche l'altro a manica lunga aveva insomma questa bottonatura un po' particolare, però posso dirvi la verità che rispetto all'altro lo sento molto più comodo. Forse è un pochino ecco abbondante nella parte frontale, però tutto sommato non è male assolutamente. Assolutamente come modino, come vi dicevo, molto semplice, la fantasia è sempre a costine, mi piace davvero tanto ragazze, se anche voi siete alla ricerca di un body che comunque sia semplicissimo, giornaliero, ve lo consiglio. Ora vado a provare anche il modellino bianco e vediamo come va. Allora ragazzi, per questo bianco proprio non ci siamo, a parte che è trasparente, cioè si vede tranquillamente l'etichetta e la panza, e quindi non mi piace ragazze. Poi non lo so, sarà forse una mia impressione, però lo sento un po' più aderente, un po' più stretto, e comunque è lo stesso body, è la stessa taglia, quindi è semplicemente un'impressione, però ragazze non lo so, il bodino nero già più insomma lo indosserei tranquillamente, questo bianco vi dico la verità non penso, perché comunque è abbastanza trasparente, infatti ho dovuto mettere reggiseno, ecco, altrimenti non era il caso. Dietro ha sempre lo stesso taglio, non so ragazze, vi dico la sincera verità, penso che questo lo terrò da parte per mia sorella, perché per me è davvero un po' troppo aderente, però tutto sommato per quanto riguarda comunque il tessuto, il tipo di body è davvero molto molto carino, quindi ve lo consiglio. Poi se amate le trasparenze va bene, per me non tanto, però comunque nel complesso è molto carino. Un altro acquisto che ho fatto e che ero curiosissima di provare è una gonna. Questa qui è nel sacchettino, è una gonna semplicissima. Allora ragazzi, vi spiego un piccolo aneddoto. Quando ero più ragazza, ovviamente vi parlo almeno di 10 anni fa, sì, indovinate quanti anni ho, vediamo, sì, sono abbastanza vecchiarella, quindi almeno 10 anni fa io non le indossavo sempre le gonne, le mini gonne mai indossate, se non quando ero proprio ragazzina, ecco, sempre con la calza, però proprio la gonna, quella che arriva al ginocchio un pochino più sopra, ecco, non è mai stata nel mio stile, perché diciamo che io ho sempre preferito uno stile comodo, sì, anche abbastanza carino, sensuale, però sempre coprente, ecco, non sono mai stata tipo da maglia scollata e minigonna, ecco, per farla semplice tra di noi. Però questa volta mi piacevano tantissimo tutti i tipi di gonne, anche perché sulla maggior parte delle gonne Shein riporta la scritta mini gonna, ma poi vedendo le foto anche postate da altre ragazze, da persone che comunque acquistano sul sito, le chiamano mini gonne, ma non sono mini gonne, ecco, sono delle gonne comunque normali, a parte le gonne quelle veramente mini. E quindi ho detto perché no, proviamola, anche questa era in saldo nelle offerte flash, ho detto sì, la proviamo. Ovviamente sono andata sul nero per non rischiare, perché poi il nero si abbina facilmente ovunque. E la gonna è questa, ma che carina, no vabbè, è bellissima. Allora ragazze, il modello è molto semplice, non volevo un modello che stringesse insomma sui fianchi, diciamo che è quasi a campana, cade non troppo stretta sui fianchi ma abbastanza larga, e nella parte frontale ha questi bottoncini che sono reali, non sono finti, e sono proprio dei classici bottoncini. All'interno è foderata e il materiale è simil vellutino. Ragazze, mi piace tantissimo, cioè a vederla, questa qui ho preso la taglia L, perché ragazze tutte mi dicevano, cioè tutte mi dicevano i commenti, le recensioni che trovavo sotto il prodotto, poiché una cosa
cosa buonissima, veramente eccezionale di Shein, perché vi permette di acquistare e di recensire quello che comunque acquistate, o semplicemente potete vedere le recensioni che lasciano tantissime persone che acquistano sotto un prodotto che magari siete indecise per la taglia, non sapete come regolarvi, e vi aiuta tantissimo, ragazzi. Infatti io ve lo consiglio sempre, guardate le recensioni di ogni singolo prodotto, le fotografie, anche se sono in lingua straniera. Guardate tutto, perché almeno così dalla foto scattata rispetto a quella della modella veramente cambia tanto. E mi piaceva tantissimo, appunto, vedendo le recensioni mi dicevano la maggior parte che vestiva un pochino più stretta se comunque presa nella propria taglia, che stringeva abbastanza sui fianchi, quindi ho preso una taglia in più in modo che mi va bella comoda, cioè mi va comoda sui fianchi, però poi non mi veste troppo corta. Questa ovviamente va bene tranquillamente con un paio di calze un pochino più coprenti, più pesanti. Comunque mi piace tantissimo il modellino, ragazzi, sono proprio contenta, perché avevo veramente timore a comprare questa gonna, che poi tra i milioni e milioni di modelli questo era quello il più semplice, il più carino per me, la classica gonna nera. Però mi piaceva anche il materiale, perché essendo simile a vellutino comunque dà quella sensazione di un capo caldo. Poi vedremo, comunque sempre indossata. E anche questa l'ho pagata intorno agli 8-9 euro, ecco, veramente poco. Anche per quanto riguarda la gonna, come vi dicevo, io ho preso la L, anche se va un pochino larga, però mi veste sui fianchi molto comoda e abbastanza lunga, perché non arriva proprio corta, ecco, non mi piace mettere le gonne troppo corte. È morbidissima addosso, ragazzi, inoltre non fascia sui fianchi, infatti è davvero molto molto carina, mi piace tantissimo e ve la consiglio se comunque cercate una gonna che non sia troppo corta, ma comunque pratica, perché no, anche giornaliera, con un semplice paio di calze coprenti scure, e si può tranquillamente indossare per qualunque occasione. Mi piace davvero tanto. Nella parte frontale della gonna trovate tutti questi bottoncini che sono, ovviamente si aprono in tutti quanti. Davvero tanto, ragazzi, ve la straconsiglio. Addosso è morbidissima, il tessuto è tipo vellutino, è davvero molto molto bella, quindi davvero acquisto super promosso. Un altro capo che ho acquistato, e ragazze è l'ultimo, anche questo è stato una prova, semplicemente una prova, anche perché ci tenevo a dirvi, l'abbigliamento che trovate su Shein non è solo per donna e uomo, ma trovate anche tantissime cose per bambini. Allora, ero incuriosita e appunto ho voluto provare qualcosina per mio figlio. Non ho mai acquistato nulla, assolutamente la prima volta che prendo qualcosa per bambini, e ho acquistato questa magliettina cardigan. La andiamo ad aprire insieme. E già vederla mi piace tantissimo, ancora non ho toccato il materiale. No, vabbè, bellissima, ragazze. Allora, forse è un po' grande. Ah no, va bene, va bene. Allora, l'unica cosa che per quanto riguarda la sezione bambini, non vesto, cioè nelle descrizioni di ogni articolo non trovate l'età, ma trovate i centimetri, quindi dovete andare ad acquistare in base ai centimetri che appunto vengono riportati. Mio figlio ha 2 anni, però considerate che lui veste 30-36, quindi rientriamo nei 102-104 centimetri, perché comunque si veste, cioè si cresce bella abbondante mio figlio. Allora, sono andata a prendere questo cardigan che appunto è 104 centimetri. Allora, vi dicevo appunto, io l'ho presa nella taglia 104 centimetri ed è carinissimo, poiché è un cardigan, è di un colore bluetto, è un po' più scuro rispetto a quella che vedete in camera. La particolarità che mi ha colpito è questo mega tascone nella parte posteriore della maglietta, e poi c'è il cappuccio appunto con questa scritta. Mi piace tantissimo, ragazzi, nella parte frontale ha tutti questi bottoncini e i due taschini laterali, è veramente carinissimo. Ovviamente tutti i capi che vedete io li andrò a lavare e poi insomma lo proverò in passo a mio figlio. Allora, ragazzi, sono andata a mostrarvi tutti i capi che ho acquistato. Parlo a bassa voce perché mio figlio si sta addormentando, sono le 11:15, quindi
non lo spieghiamo assolutamente. E nulla ragazze, io spero davvero che questo video haul vi sia piaciuto, questo try on haul vi sia piaciuto per l'ennesima volta. Appunto, avete visto tutti gli acquisti che ho fatto su Shein? Se volete lasciate dei commentini se anche voi acquistate dei capi simili o vi piace appunto acquistare su Shein, se avete dei capi da consigliarmi che secondo voi potrebbero andarmi bene, ecco, lasciate tanti commenti. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, se volete attivate la campanella per non perdervi i prossimi video che vi caricherò, così aiutate me e il mio canale a crescere, lasciando soprattutto un bel like al video se vi è piaciuto. Io ragazze vi mando un bacione, vado a cambiarmi perché sono davvero, ecco, impresentabile, vado a fare una doccia e mi tuffo nel letto. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!